ragazzi, prima di iniziare vi volevo chiedere un tre cose importanti. Allora, per prima cosa vi volevo chiedere di lasciare già un bel mi piace, poiché infatti per un video di tale epicità dobbiamo superare i 10.000. Come seconda cosa vi volevo chiedere di consigliarmi, o meglio di scrivere nei commenti, degli altri youtuber che appunto posso andare a sfidare nei prossimi episodi. E come terza ed ultima cosa vi volevo ricordare di passare da utcoinbank.com se siete interessati, allora, innanzitutto o a comprare crediti FIFA, oppure secondariamente ad aprire quei pacchetti speciali che proponevano un po' di mesi fa. E mi raccomando, utilizzate come discount code il codice Axel con 2 e niente, link in descrizione. Potente a fare, ragazzi, qua Axel oggi, oh my god, oggi per una delle poche volte oggi non sono da solo, perché infatti sono in compagnia di due grandissimi youtuber. Famon Trison e dai. Famon... esattamente, oggi sono qui con gli X Granas, o solamente Granas. E oggi siamo qui a presentarvi. Vedere, sono nel collegamento. Sono, esatto, li state vedendo già sullo schermo. Comunque oggi siamo qui a presentarvi il primo episodio di una nuova serie che ho deciso, se possiamo così dire, di importare in Italia, perché è stracopiata dagli inglesi. Infatti Roy Toy Show ci ha fatto un video pochi giorni fa che è una sorta di battaglia navale. Ma chiediamo un attimo a Darryl, chiamato anche David, come funziona. Allora, dici praticamente un po'. Noi abbiamo tre giocatori abbastanza forti, diciamo, che sono infatti, dilli un po', Ibrahimovic, normale, ora normale. Poi c'è Diego Costa, if 88. 88. E Dani Alves, if 88. Onesto, esattamente. E diciamo che il valore totale sono sui 2KK. Esatto. Più o meno. No, allora, abbiamo, appunto, abbiamo presentato i giocatori. Noi cosa andremo a fare? Per prima cosa andremo ad aprire un pacchetto. Colui che troverà il giocatore più alto inizierà a far cosa? A dire una posizione. In che senso dire una posizione? Poiché infatti noi andremo a disporre nel campo questi tre giocatori secondo un nostro ragionamento, e l'avversario dovrà cercare di colpirli e affondarli dicendo appunto una posizione. In che senso? Mettiamo caso, io metto Ibrahimovic come portiere. Se David dirà appunto portiere, mi andrà a far scartare Ibrahimovic. Non so se hai capito il tutto, spero di sì. Comunque io sono pronto, voi siete pronti? Sì, sì, ci siamo. Ci siamo. Allora ragazzi, andiamo a sistemare i giocatori adesso. Io ho già una mia logica, me la sono studiata prima. Proverò a metterli così, ragazzi, Proverò a metterli così. Io no, questo non mi piace, ma... Allora, secondo me abbiamo anche messo lo stesso modulo 4-4-2 easy. Vai, secondo me è così. Io l'ho messo, io sono pronto. E anche noi. Quindi ci siamo, andiamo a aprire il primo pacchetto. Dai, allora, al mio 3. Vabbè, io al mio 3. 1, 2, 3. Ragazzi, noi abbiamo aperto il nostro pacchetto. Anche noi. Adesso dovremo. Vediamo. Aguero, no. Chiellini, 84. Che cazzo. Niente, Reyes. Ottimo. Quindi, ragazzi, inizieremo noi. Andiamo a scegliere il giocatore. Allora, io inizierei subito dicendo. Guarda. Esterno destro. Dai, no! Mannaggia. Dai, ho già cannato al primo. Che palle. Dai. E ragazzi, abbiamo scelto di continuare ad andare ad aprire pacchetti così, senza seguire un proprio giro. Quindi andiamo ad aprire il secondo pacchetto. E porco Diaz, noi abbiamo trovato Sal 76. Che schifo. Oh, Dante 82. Aia. Cioè, la finiamo di parlare in coro? Sì, infatti. Non va bene. Non va bene questo. Bayern, io ho l'idea. Io pure. Tanto è la stessa idea nostra. Secondo me non ce l'ha messo là. Vediamo. Per me è terzino destro. No. Terzino destro, un certo Vigaray 57. Quindi andiamo a scartarlo. Scartato. Mannaggia. Buono. Siamo 1-1 praticamente. Andiamo a vedere chi andiamo a trovare. Attenzione. Che due palle. Lee Dong Kook. Io, è inguardabile il quanto? Suo nome. Quanto per 77. Pure noi. E il secondo quanto ce n'ha? L'ho scartato. Vabbè, no, famo uno per uno allora. Aspettiamo. Avendo trovato il stesso, appunto, giocatore con la stessa valutazione, andremo a fare un turno a testa di fila. Nel senso che io adesso andrò a scegliere il loro giocatore e poi loro faranno la stessa cosa con me. Allora, secondo me, terzino sinistro. Sì, vai così. Vai. E il grandissimo Villalba, vai. Ma non ci posso credere, Quindi tocca a loro adesso, Per me. Di quello che pensi te, dai. Il CC sinistro. Ma porco Diaz, Dani Alves 84. Esatto. Ragazzi, pagato la bellezza di 460.000 crediti.
Sì, sarò io il primo a scartare un giocatore. E ragazzi, l'ho scartato. Dai, è così. Mamma mia, ragazzi. Porca di quella miseria. Dai, andiamo a cercare un altro. Vai, pacchetto promo argento. Argento da 7500. Vai. Andiamo. Aperto. Perché sono usciti tipo io le nuove carte viola. Adesso trovo un viola. Sarebbe. E invece no. Ho trovato un giocatore oro. Ma davvero? Che culo. Ho trovato un giocatore oro in quello d'argento, 76. Ma guarda. No, noi bisette 67. Allora, non ho idea di dove. No, portiere non potete averlo messo, portiere troppo infatti, scontato. Infatti, è vero, no, portiere non l'abbiamo messo. Portiere no. No, è un blef, è un blef. Portiere allora. Troppo facile, dai. Terzino destro. Ok, è un grandissimo svedese. Ma non è possibile! Di nome Svardal Mantiglia. Non è possibile. Svedese, mezzo spagnolo, mezzo svedese. Che palle. Dai così, grande. Ah no, però adesso andiamo a aprire un altro pacchetto. Adesso magari mi rifaccio subito. Il campione di battaglia navale, ti chiamano, eh? Cioè, esatto, sono un fenomeno. Vai, vai, c'è Lionel Messi. Un bel viola. Troverò Lionel Messi in bronzo. Un bel viola. 60, Ronan. 64, dai, Dio santo. No, io so già che me ne butterete giù un altro. Non è possibile. Allora, secondo me questo, abbiamo detto questo qua, dobbiamo dire quest'altro. Che sino finisce. Però sai qual è il fatto? È che è troppo vicino a quello del prima. E che vuol dire? lo so. Andiamo col terzino sinistro. Ma per me non è lui. Davvero? Vai, terzino sinistro. Ma non è, non ci posso credere. Ibrahimovic. Scarta, no. la carta. Stiamo scherzando. Che due palle, scherzato anche Ibra. Troppo un migliore così in due giri. Era una buona tattica. Comunque è vero, era una buona tattica. È vero, notare che io avevo anche una tattica. Lo disse secondo una tattica. Andiamo ancora di bronzo, dai, 1500. Perché devo iniziare a riaccumulare i soldi. Se no fa finire che li ho scartati tutti. Ok, vai. 64, finalmente. Aspetta, 64. Aspetta, c'è no. Un 65, no? L'abbiamo presi due da 64, no? No, facciamo che il secondo che ce l'ha più alto, dai, 63. 64 non è il secondo più alto. No, lo... Sì. Non ci posso credere. Ok. La sua tattica, capito qual era? Quindi, in modo che vedete, è quello... O quello, o no, quello, è quello. O quello, no, o quello giù. Per me è ATT sinistro. Per me... Diciamo ATT sinistro, fidate. O ATT D, per me la uno l'ha messo su ATT. Per me DC sinistro. Io sto zitto che è meglio. Per me DC sinistro. Possiamo, diciamo prima TT sinistro, giuro. ATT sinistro. E finalmente no. E ne sbagliano una. E ne sbagliano una. Cristofora si chiamava tipo. Buono, dai, adesso sono carico un negozio. Andiamo a aprire ancora quello d'oro che mi ero trovato qui. Anzi no, Arce, no. Ci siete sul pacchetto? Ci siamo, no, stiamo parlando di tattiche. Sempre bronzo? Stanno tatticando. Dai, io vado intanto ad aprire il pacchetto da argento. Argento 7 e mezzo, dai. 71, e swine, e Svein. Argento d'argento, e swine. 73! Oh, ma Dio santo, perché in realtà era un 72 non raro e poi loro trovano... No, ragazzi, mi sa che finisce qua, ragazzi. È finita. Non me ne ho scartato neanche uno. Anche i crediti abbiamo preso. Mamma mia. Fantastico. Dai, ditelo. Allora, vabbè, io dico subito DC sinistro. Ma deve essere d'accordo anche di... Sì, Davide. Sì, sono d'accordo. Sei sicuro? Sì. Guarda che sbagli se dici DC sinistro, Io sbagliavo. Ma sbagli davvero? Vabbè. Che palle. E ragazzi, è già finito tutto. Me li hanno trovati tutti, Diego Costa. No, ragazzi. Chi è Diego Costa, vero? Oh, Diego Costa. Scarta. E l'ho già scartato. Non me ne ho scartato uno. Ma abbiamo vinto? Pure dai, se poi te ne prestiamo uno così continuiamo. Mannaggia. Non è possibile. È finita. Andiamo a Berlino. Aspetta, l'ultimo pacchetto. Dai, datemi l'occasione. Facciamo un pacchetto. Vabbè. Compri un giocatore e lo scarti, mi frega niente. 76. 77! E l'abbiamo trovato più alto! Ragazzi, e questo è già un passo avanti, guarda, facciamo così. Che non mi scatta Diego Costa, io lo Se adesso
Io dirò tre posizioni. Se li indovino tutti, li scartate tutti. No, no, oh, sì, è bello. Arrivato. Mi sembra più che onesto. Perché sì, perché questo è bonus. Ci devi sta. ATT sinistro. Porca troia. Sì! E andiamo. E andiamo così. Vabbè, Dani Alves, poco male, dai. Ma Dio santo. Vabbè, almeno qualche colpo. No, mi piange il cuore, non lo posso scartare. E scartalo. No, ho fatto. Comunque, ragazzi, detto questo, speriamo che questa sorta di serie vi sia piaciuta, che questo video vi sia piaciuto. E quanti vi piace dobbiamo raggiungere? Chiediamolo ai bomberoni grana. 10.000 like vogliamo. Perché io ho scartato Dani Alves non per nulla. Cosa devo dire io che ho scartato Ibra, Diego Costa e Dani Alves? Ma non è possibile. Comunque ragazzi, quindi 10.000 mi piace. Se volete passare dal canale dei Granas, troverete il link del loro canale in descrizione. Oppure vi basterà cliccare sulla loro faccia. Esatto. E niente, detto questo, io li ringrazio ancora per essersi presentati in questo video. Grazie a te per averci fatto scartare Dani Alves. Grazie. Grazie a voi per avermi fatto scartare Ibrahimovic, Diego Costa e Dani Alves. Comunque ragazzi, detto questo, speriamo dunque che il video vi sia piaciuto. Io non ho più niente da dire, quindi io vi saluto e vi dico potente, paciente al prossimo video da Waxel e bella dei Granas. Ciao a tutti.